Mentre sta per iniziare anche il salto in alto femminile promesse. 24-45 per l'argento di Carlotta Federica che si migliora, bronzo Agnese Musica 24-82, quarta Giulia Fongaro 24-93. Siamo nel salto in alto ora con Elisa Tosetto, l'eptatleta della Bracco, che apre il percorso di questa gara di salto in alto. Francesca Maurino, poi eccola qua Elisa Tosetto, Francesca Maurino già campionessa italiana a livello giovanile per la C-Sport, poi Irena Monciatti per l'UISP Atletica Siena, Serena Masi per l'Atletica Firenze, Asia Tavernini che è una delle campionesse in carica per la Quercia Trentigrana, Rebecca Mialescul per l'Atletica Brescia, Federica Stella della Pro Sesto Atletica, quindi Costanza Crisanti Treviso Atletica, Gloria Polotto e Cecilia Muscarella del CUS Pavia, Claudia Garletti della Bracco Atletica. Undici le atlete in gara. Elisa Tosetto ora, dovremmo essere a 1,60 esattamente. Errore tacchito per la ragazza della Bracco Atletica, che ha appena, tra le altre cose, appena ottenuto il primato personale del pentathlon. Caterina Crisanti, terza prova per lei a quota 1,60 m, avevo indicato erroneamente prima il tentativo riuscito, c'è stato invece il secondo errore per la portacolori della Treviso Atletica, che ora è chiamata all'ultimo assalto alla misura d'ingresso, e stavolta l'asticella resta su, era salita molto anche Crisanti. 1,54,26 il nuovo primato personale di Matteo Fragola. Tra poco dovremmo avere Cecilia Muscarella in teoria. Eccola qua. Muscarella va a segno, resta in gara pure lei, 1,60 la terza prova. Elisa Tosetto ora ha dato tutto per portare a casa questa vittoria nella prima serie e anche il primato personale. Siamo al terzo tentativo, 1,66 per Elisa Tosetto, che purtroppo abbatte l'asticella ed esce di scena. Monciatti, anche lei dovrà ricorrere alla terza prova. Alla terza prova ricorreranno anche Stella, Crisanti, Muscarella e Garletti. Eccola qua Monciatti, che purtroppo porta via l'asticella ed esce di scena. Tra poco Federica Stella, che su questa pedana è stata campionessa italiana a livello allieve nel 2020. Prima di vivere un anno di studi negli Stati Uniti a livello di scuole superiori. Federica Stella va a segno, Federica Stella, e porta a casa questo 1,66 m, resta in vita al suo concorso.
Costanza Crisanti ora Treviso Atletica, terza prova 1,66. Era salita abbastanza in alto, Crisanti purtroppo ricade sull'asticella, terzo nullo al 1,66 per lei, dopo aver superato il terzo salto 1,60. Asia Tavernini entra in gara alla misura di 1,71, la campionessa in carica, a segno senza problemi. Ma riepiloghiamo quanto è accaduto allora nell'alto. In gara sono rimaste in 6, Maurino, Masi, Tavernini, Mialescul, Stella e Polotto. Quindi sono usciti di scena, è uscita di scena anche Garletti alla misura di 1,66. Eccola qua, Rebecca Mialescul. Va a segno Rebecca Mialescul, che abbiamo visto protagonista all'ultima finale oro a Brescia, a vincere proprio la gara di salto in alto, la portacolore della società padrona di casa, lei che è stata finalista mondiale under 20 a Nairobi nel salto in alto. Federica Stella ora pro sesto atletica. Federica Stella alla caccia del stagionale 1,71, ha battuto l'asticella. Primo errore per lei, 1,71 a segno sono andate Maurino, Tavernini, Mialescul, ci deve ancora provare Polotto, una X per Stella e per Amasi. Mentre a livello di salti sta per partire il triplo juniores maschile. Federica Stella alle prese con l'1,71, terza prova per lei. È uscita di scena Serena Masi. Daremo l'ultimo tentativo sia per Stella sia per Polotto. Errore per Stella che esce di scena. Dovrebbe essere sesta nella classifica finale. E ora l'ultima prova anche per Gloria Polotto. A quota 1,71 m. Gloria Polotto, portacolore del Cuspavia, una delle due atlete del Cuspavia in gara in questo concorso su questa pedana. Gloria Polotto, va Gloria Polotto, restano in 4 in questa prova di salto in alto promesse, Maurino, Tavernini, Mialescul e Polotto, le prime 3 che ho citato sono in testa ex aequo. Gloria Polotto, primo salto per lei a 1,75, dopo andremo a darvi la classifica della terza serie, la prima per tempi a livello juniores di 800 femminile. Intanto solo Tavernini ha superato 1,75. Francesca Maurino per la prima prova la seconda prova a quota 1,75 a segno, finora è andata solo Asia Tavernini. Errore per Maurino, dovrà quindi ricorrere a un terzo assalto. Rebecca Mialescul ora
Tavernini intanto va a segno subito alla prima prova nella nuova misura a 1,78. Dimostra di essere, per quanto riguarda, per quello che si è visto finora, l'atleta più maggiormente candidata a conquistare il titolo italiano. Errore per Mialescul. Siamo a quota 1,78, quindi sale di livello, sale di tono questa gara di salto in alto. È iniziata anche la gara di triplo juniores, 14,61 di Matteo Calogiuri. In una gara che avrà l'azzurro under 18 Nicolò Cannavale come atleta che forse attendiamo di più. 15,45 lo scorso anno. Polotto, e non c'è lontana da questo 78 che rappresenterebbe, se non ricordo male, il primato personale assoluto. ...1,54,35 per Emanuele Brugnizza, 1,55,21 per Riccardo De Cesare, 1,55,57 per Mauro Giuliano, i migliori tre tempi degli 800 nella seconda serie. Mialescu, seconda prova, a 1,78, resta in gara la compatta saltatrice, la minuta saltatrice dell'Atletica Brescia 1950, finalista mondiale Under 20, l'abbiamo ricordato, nel 2021 a Nairobi. Andiamo con l'Asia Tavernini ora, 1,86 è posta l'asticella, attenzione. La campionessa italiana già confermatasi, la campionessa italiana che si è già confermata tale nel salto in alto a livello promesse. Va a 1,86 al personale assoluto. Lei aveva 1,83 indoor e 1,85 outdoor. È il giorno giusto per provare a migliorarsi. Oh, c'era molto vicina questo 1,86. Asia Tavernini, secondo match per lei con seconda sfida all'asticella a 1,86. E c'è 1,86 per Tavernini. Si sale ancora nel salto in alto per uno dei risultati tecnici di più alto livello nei concorsi femminili. Tavernini a 1,88, si cresce ancora, si entra nelle prime 10 della storia a livello under 23, mentre c'è Francesco Guerra che sta mettendo in scena la strategia di gara che più preferisce. Tra poco dovremmo staccare o sui 3000 maschili o sull'alto femminile. Stacchiamo sull'alto femminile perché c'è il primo assalto a 1,90 di Asia Tavernini. No, torniamo su Pagliano, sul leader del triplo maschile. Tavernini purtroppo commette un errore a quota 1,90. Nel valzer delle pedane tra poco avremo probabilmente Pagliano, suppongo. Nel triplo ha saltato Pavel Pandolfo, che attualmente è il primo degli esclusi. Asia Tavernini, 1,90, terzo salto per lei. Si è già migliorata due volte, prima 1,86, poi 1,88. Un grandissimo concorso per Asia Tavernini. Per mettere un ulteriore punto esclamativo, errore per lei, niente da fare, 1,88 comunque per l'atleta nata nell'Atletica Alto Garda Ledro, 21 anni,
la maglia azzurra ai campionati mediterranei Under 23 di Pescara lo scorso settembre. E nuova personale a 1,88 per entrare nella top 10 di sempre a livello Under 23, pareggiando Eleonora Moregge.